questa cosa dell'online è una cosa che sarà destinata, se capisco qualcosa di questi trend tecnologici, ad andare avanti e ad intensificarsi, secondo me, perché intanto i numeri di coloro che usano queste app sono numeri in crescita. Si parla di 50 milioni di persone che usano questo genere di app, in questo caso parlo di Tinder, e che ovviamente usufruiscono di tutti gli aspetti positivi, ma anche degli aspetti negativi. Ci sono parecchi aspetti, diciamo, preoccupanti. Qualcuno di voi diceva anche questa netta distinzione, che non so quanto sia ancora vera, tra mondo reale, parlo a livello di relazioni anche sentimentali, e mondo virtuale. Ecco, su questo magari a me piacerebbe che provaste a dire qualche cosa di più. È poi così vero che c'è ancora questa tutto sommato distinzione tra il mondo virtuale? Ovviamente voi usate i social, usate Telegram, altri usano Instagram, altri usano TikTok. Cioè, c'è un mondo di app, secondo me, che si sta attrezzando non solo per mettere in connessione le persone, ma per metterle in connessione a fini ovviamente sentimentali. Insomma, noi non parliamo con le persone solo perché abbiamo voglia di parlare con le persone. Questo lo si può fare a livello lavorativo, a livello scolastico, questo sì, quindi per motivi professionali. Ma il top della relazione è una relazione di ordine affettivo, che sia amicizia, che sia amore. Qualcuno di voi ha detto addirittura che si esprime addirittura in relazioni stabili. È ancora valido questa divisione così netta tra reale e virtuale? Questa è la prima cosa che vorrei chiedervi. L'altra cosa riguarda il fatto che mi veniva da chiedere ad alcuni di voi che sono intervenuti: ma perché poi devono restare le relazioni nate nel mondo virtuale virtuali? Perché non ci piace la persona nel mondo reale? Perché ci accorgiamo che ci ha mentito? Ma questo non potrebbe accadere anche nel mondo reale? Però l'ultimo intervento mi fa pensare. Certo, le relazioni, diciamo, vengono messe alla prova nell'esperienza, ma nell'esperienza soprattutto quotidiana. Però perdonatemi, voi avete anche un'età dove sì, l'amore è importante, ma forse è anche uno dei tanti ingredienti della vostra vita. Forse non è poi, tenti come la dico, non è poi così importante. Sentire qualcuno che dice: se fossimo stati più vicini alla relazione sarebbe finita prima, mi verrebbe anche da intendere questa affermazione. Ovviamente io non l'ho intesa detta da chi l'ha detta in questo modo, ma mi verrebbe anche da intendere così: beh, allora teniamo le virtuali, le relazioni, così durerebbero di più, così potremmo portarle avanti di più. Perché dovremmo poi entrare nella realtà nel momento in cui sappiamo che quando le relazioni diventano reali tendono a finire? Questa che può essere una battuta di pessimo gusto, spero non la prendiate in questo senso, sia ben chiaro, invece è una carta vincente, secondo me, del mondo virtuale, da me visto in modo negativo, ma è una carta estremamente vincente, perché tantissime relazioni noi le abbiamo nel mondo virtuale proprio forse perché, come diceva qualcuno, non le abbiamo nel mondo reale e non le vogliamo avere nel mondo reale. Quando le persone, anche qua a casa mia, io ho due figlie, non a caso parlo di cose che mi interessano anche come papà, mi dicono e vedo che stanno ore e ore a parlare e io dico: no, ma dai, vediti, no papà, preferisco così. Ecco, a me un po', da una parte mi può far piacere, no? Così li ho sotto controllo, dall'altra parte è inquietante questa situazione. Se l'aveste chiesto a me, a voi la vostra età, se mio padre mi avesse detto stai in casa, l'avrei guardato malissimo, no? Io ero spesso fuori. Oggi funziona però in modo diverso. Come mai si tendono a privilegiare le relazioni virtuali? Non è che le privilegiamo proprio perché ad un certo punto sappiamo che queste relazioni potrebbero durare di più?